Chiunque abbia detto che la delizia paradisiaca riguarda le barrette di cioccolato non ha mai provato una buona pasta con del buon vino. Sogni di andare in Italia a cenare in un ristorante locale? E che ne dici di risparmiare tempo e ricreare l'Italia nella tua cucina? Ti sembra interessante? Allora cuciniamo della pasta! Dopo aver finito di tagliare 100 g di pancetta a strisce, fai bollire un pacchetto di spaghetti istantanei fino a metà cottura, quindi mescola un uovo con parmigiano grattugiato. Stiamo esaurendo il tempo perché dobbiamo finire in 5 minuti! Metti la pancetta sul fornello. Friggila fino ad ottenere una crosta dorata. E ora, per aggiungere un po' di cremosità, versa 100 g di panna e l'uovo col formaggio. Mancano gli ultimi secondi. Aggiungi sale e pepe a piacere. Opzionalmente puoi aggiungere un po' di origano. Ora aggiungi la pasta alla pancetta cremosa. Ci divertiremo tra pochi secondi! Serviti la pasta! Aggiungi il formaggio e ringrazia te stessa per aver fatto del tuo meglio con questo delizioso piatto! Sapevi che la parola pasta deriva dal greco e significa farina mescolata con acqua e sale? Questo è quello che faremo adesso! Serviranno solo 50 minuti! Aggiungi sale alle uova e mescola con la farina. Quindi aggiungi il nero di seppia. Mescola leggermente e versa l'olio d'oliva. Proteggi le mani in modo da non sporcarti e inizia a impastare la pasta. Usa una macchina per pasta fresca per stendere la pasta in modo che sia abbastanza sottile. Non dimenticare di cospargerla di farina, in questo modo non si attaccherà. Passerà facilmente attraverso il dispositivo. Quindi cospargi di nuovo questa bellezza con la farina. È ora di passare al sugo. Renderà più squisito il sapore del pesce. Più succoso e più morbido! Inizia spremendo il succo di mezzo limone. Aggiungi sale, aglio in scaglie, e un po' di olio d'oliva. Mescola e metti da parte. La salsa di pomodoro è la prossima. Avremo bisogno di 200 g di pomodoro in scatola, basilico fresco e spezie per cucinarlo. Mescola gli ingredienti in un frullatore. Non è divertente? Abbiamo persino i colori dell'Italia nei nostri cibi. I colori verde, rosso e bianco ci ricordano la bandiera di questo bellissimo paese. Fatto! Ora fai stufare il mix di pomodori e lascia evaporare l'acqua in eccesso, così la consistenza sarà più densa. Ricorda, la vera pasta è prodotta con grano duro, così non cade a pezzi ed è buona per la digestione. Dopo aver cucinato gli spaghetti al dente, cuoci i frutti di mare.
e aggiungi la pasta fatta in casa. Mentre cucini dovresti ricordare che nutrire la tua anima è importante quanto nutrire il tuo corpo. Il tempo vola mentre ti diverti a cucinare per te stessa. Ora l'estetica è perfetta. Cinque ore. Questo è il tempo necessario per cucinare della pasta estremamente deliziosa, se sei un vero maniaco della pasta. Facciamo partire il tempo. Inizia a setacciare 280 g di farina. Rompici dentro due uova e fai un incavo in un mucchio di farina. Versaci dentro le uova. Se iniziano a scappare, riportale rapidamente al loro posto. Impasta leggermente. Aggiungi un po' di olio d'oliva. Impasta attivamente l'impasto per 8-10 minuti. Quindi stendilo in modo da ottenere un foglio di pasta spesso circa un centimetro. Taglia l'impasto a strisce identiche. Quindi arrotola le tagliatelle e lasciale asciugare un po'. Cucinare la pasta è così eccitante! Non sorprende quanto velocemente questo piatto abbia conquistato il mondo! Alcuni piatti gourmet diventano popolari, poi passano di moda. Ma la pasta ha iniziato a diffondersi in Europa nel XVII secolo ed è ancora più popolare che mai! Bene, dobbiamo far marinare la carne. Cospargila con sale, pepe e origano. Quindi fai un taglio e mettici dentro spezie e aglio. Versa un po' di olio d'oliva in cima. Avvolgi nella carta stagnola e lascia marinare per 60 minuti a temperatura ambiente. È ora di preparare i pomodori secchi, ma prima metti la carne nel forno in modo che non ci disturbi durante il processo. E poi passiamo ai pomodorini. Ci serviranno 7 pezzi. Tagliali a metà e fai dei tagli. Aggiungi sale, pepe, cospargi di origano, rosmarino e aglio. Mettili su un vassoio e cospargili di olio d'oliva. Quanto tempo ci resta? Bene, abbiamo ancora tempo per scattare una foto del piatto e pubblicarla su Instagram. Se non puoi andare in Italia, l'Italia verrà da te! Prenderemo sicuramente tonnellate di like! Fai cuocere i pomodori a 150 gradi per circa 2 ore. E mentre cuociono, tritteremo basilico, aglio e aggiungeremo 30 g di pinoli. Grattugia il formaggio, versaci sopra l'olio d'oliva e mescola. Siamo nella fase finale. Abbiamo bisogno di buone vibrazioni per continuare. Rimuovi gli avanzi di cibo e ora sarà più facile finire ciò che hai iniziato. Bene, siamo al traguardo.
Dobbiamo farlo in fretta e farlo nel modo giusto. Ecco perché mettiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un unico posto. E via! Taglia la carne cotta a fette. Tagliale a metà. Nel frattempo le nostre tagliatelle sono cotte. Ecco perché le togliamo dal fuoco e posizioniamo al suo posto la carne. Versa la salsa e falla friggere leggermente. Quindi aggiungi la pasta. Ormai i pomodori sono cotti. Posiziona ordinatamente i pomodori arrostiti e spostali nella padella con il resto degli ingredienti. È rimasto molto poco da fare. Dobbiamo creare un capolavoro degno di un premio Nobel. Deve essere così buono da poterlo ricordare per anni, vantarsene e chiamarlo ad alta voce: "Amore mio!"